Cari amici, bentrovati. La pagina di Vangelo che andiamo ad ascoltare e di cui cogliamo qualche indicazione immediata continua esattamente la vicenda che abbiamo sentito narrare, raccontare domenica scorsa. È quella che gli esegeti chiamano in un modo particolare la giornata di Gesù. Era cominciata alla sinagoga, dove Gesù libera un indemoniato, e avrei voluto anche soffermarmi sul fatto che questo è il primo miracolo che Gesù compie nel Vangelo di Marco, come anche nel racconto di Matteo e di Luca. Primo miracolo che Gesù compie per dire che la sua vita è una lotta contro il male. E continuando la narrazione, ci spostiamo nella casa di Simone e di Andrea, che per la verità sarebbe la casa della suocera di Simone. E vediamo qui come Gesù continua la sua lotta contro il male. Continua a operare con la sua parola di salvezza, con la consapevolezza piena della sua missione, quella che è la distruzione dell'opera di Satana e la promozione dell'opera di Dio. Ascoltiamo con vera disponibilità di cuore, di mente, di animo la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Abbiamo visto che Gesù partecipa delle vicissitudini e delle fatiche delle donne e degli uomini del suo tempo. Gesù gradisce l'accoglienza e quindi la condivisione della vita con quanti ormai erano i suoi discepoli, cioè cercavano, volevano, desideravano imparare da lui. E vediamo che Gesù non si sottrae neppure a dei miracoli che chiamerei, me lo si conceda, privati, perché avvengono nel segreto delle quattro mura di una casa. E nello stesso tempo, però, Gesù continua anche a guarire in pubblico. Difatti il Vangelo ci ha detto che guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Ecco, Gesù non si ferma ha un rapporto familiare taumaturgico, egli ricerca e coltiva un altro rapporto. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ricordo ancora con grande piacere un confratello, che sicuramente mi ascolterà,
il quale, trovandoci da seminaristi una sera in chiesa a pregare, ciascuno di noi due liberamente, lui si alzò prima di me per uscire di chiesa, si avvicinò però a me e mi citò proprio questa frase del Vangelo. Non l'ho più dimenticato. Gesù che si alza al mattino presto, quando ancora è buio, uscito, si ritira in un luogo deserto e là pregava. Quando noi diciamo non ho tempo di pregare, non ho tempo di fermarmi, e insomma, forse siamo un po' degli sconsiderati, diciamocelo molto serenamente. Gesù non si rinchiude neppure dentro una prospettiva di successo, ma manifesta la chiara consapevolezza della sua missione. Abbiamo sentito la conclusione di questa pagina evangelica. Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. Sì, Gesù è immerso nelle vicissitudini e nei problemi che segnano la vita del suo tempo. Non potrebbe essere se non così anche per noi, ma affronta tutto questo con la preoccupazione non di risolvere i problemi dei suoi contemporanei. Gesù ha una missione che lo inserisce nelle pieghe delle fatiche di ieri e di oggi che assediano gli uomini. Però la sua missione non è condizionata dalle difficoltà del momento, fatte di illusioni e di affanni. È una missione chiara: predicare il Vangelo, predicare nelle sinagoghe, predicare là dove il popolo di Dio si raccoglie. E allora mi si conceda, non voglio essere eccessivamente critico, ma quanto l'azione pastorale dovrebbe ripensarsi alla luce di quanto raccontato in questo passaggio della giornata di Gesù a Cafarnao. Un sabato che vede, l'abbiamo sentito domenica scorsa, la partecipazione al culto in sinagoga, che continua nella famiglia di Andrea e di Simone, che vede Gesù guarire da ogni forma di male, sia esso fisico come spirituale, coloro che assediano la casa dei due apostoli, che vede Gesù privilegiare il rapporto con il Padre suo e far emergere chiaramente la coscienza della sua missione. Tutto questo sapendo che mentre annuncia il Vangelo sta distruggendo l'opera di Satana. Vedete una pastorale che prende avvio dal culto dove Dio è celebrato come tale, che si sviluppa nel tessuto dei rapporti familiari, che lascia emergere la necessaria relazione con Dio e assume con serietà il compito missionario, questo è davvero il cammino della Chiesa. La sintesi della missione attuata da Gesù è ben definita nelle ultime parole della pericope evangelica che abbiamo proclamato e ascoltato. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Non so se oggi questa modalità di missione venga contemplata innanzitutto e poi attuata. Da quel che mi risulta nella storia è l'unica che ha prodotto qualche frutto.
le altre forme di pastorale mi pare abbiano creato grandi affanni, i proverbiali fiumi di inchiostro sulle riviste che hanno scritto di tutto di più, anche l'essere emanatori di documenti che con la tradizione della Chiesa non hanno nulla a che fare, anche se vorrebbero avere un certo afflato pastorale. Ecco, tutto questo deve renderci più avveduti. È la vita di Gesù il nostro paradigma, per quanto qualcuno continui a ripeterlo, o alla fine siamo più interessati a correre dietro a tutte le questioni di questo mondo e non abbiamo ancora capito che non ne risolveremo neanche una. Mi viene in mente San Luigi Guanella, prete della nostra chiesa locale di Como, il quale non si distaccava mai dal guardare verso il tabernacolo e dalla sua camera guardava attraverso quella finestra che si apriva sulla Basilica del Sacro Cuore la presenza reale di Gesù. Questo non solo ha cambiato la sua vita, ma forse proprio da qui ha potuto fare e realizzare tutto quello che ha fatto e ha realizzato. Chiediamoci se stiamo guardando a Gesù, se stiamo guardando a quello che Lui ha detto e ha fatto. Questo è il riferimento per la nostra vita, per le nostre comunità. La storia ci vedrà sempre far sorgere dei problemi, doverli affrontare, doverli in qualche modo attenuare. Gesù ce lo disse: i poveri li avrete sempre con voi, ma non sempre avrete me. E questa seconda parte però la più importante. Non sempre avrete me. Perché? Perché siamo troppo superficiali e distratti. Buona domenica, buon cammino in questa settimana che si apre dinanzi a noi sotto l'autorità della parola di Gesù e guardando a come Gesù porta avanti la sua missione. A presto, cari amici.